Salve a voi tutti, a voi tutte che mi seguite, benvenuti nel mio canale Zaire sui tarocchi, questo è il mio nuovo interattivo. Cosa facciamo? Andiamo a chiedere alle mie carte la sua energia, il suo pensiero, il suo interesse per voi, una persona che ovviamente avete nei vostri pensieri, nel vostro cuore, nella vostra testa. Insomma, uno che vi interessa o una che vi interessa adesso, in questo momento in cui noi facciamo appunto questo interattivo. Allora, intanto, con queste carte oracolari abbiamo qui le carte della divinazione, l'oracolo risponde, andremo a mettere un po' in confronto la vostra energia e l'energia di questa persona che state pensando. Quindi, come prima energia metteremo la sua, quindi sulla sinistra, mia sinistra, metterò la sua energia. Nella destra metterò la vostra energia. Quindi ciò che volete voi, l'energia di lui verso di voi e l'energia di voi verso di lui. Ok? E la farò questa, diciamo, prenderò queste carte, quindi prenderò una carta per lui, la sua energia nei vostri riguardi, e una carta per voi, l'energia vostra nei suoi riguardi. Ora, stessa cosa farò con i messaggi magici delle fate. Quindi prenderò una carta per quanto riguarda lui, che è appunto la sua energia verso di voi in questo momento. E poi prenderò una carta per vedere l'energia vostra in questo momento nei riguardi di questa persona che state pensando. Quindi andiamo prima a vedere appunto le vostre energie. Allora, intanto qui andiamo a vedere la sua verso di voi. Allora, la sua è quella di girare in tondo. Vedete, abbiamo questa carta che ci parla di un vortice, no? E questa carta ci parla proprio di tornare a rifare sempre le stesse medesime cose. Quindi qua, riflettendo in meglio, questa carta ci dice, si può, volendo, riuscendo, portare questo rapporto e farlo diventare buono, prolungato. Però questa persona al momento è come se ritorna a fare sempre le stesse cose, però le ritorna a fare, ma riflettendo sempre meglio, andando sempre un gradino più avanti. Sapete, ogni persona ha i suoi tempi per capire, per decidere, per esprimere. Questa è una persona che evidentemente ha bisogno di più tempo rispetto a una persona normale. Forse è una persona che probabilmente ha un suo, diciamo, suo passato, con cui ha dovuto combattere sin da piccolino, che gli porta comunque a vivere le situazioni in questo modo. Quindi fare, rifare sempre le stesse cose e piano piano andare avanti, perseverando negli stessi sbagli, probabilmente, o nelle stesse azioni. Qua abbiamo il numero 25, quindi il 2, il 5, il 7 o il 52. Ok, ragazze? Poi che altro viene fuori? La carta il potere dei fiori, quindi l'energia che ha verso di voi. Questa carta ci dice: trascorri più tempo con i fiori perché le loro assenze aumentano il tuo potere di guarigione. Questa persona ha bisogno di stare tranquillo, contatti con la natura, di prendere tisane, di stare rilassato. Insomma, questa persona ha in questo momento l'energia che ha verso di voi è intanto di ritornare a fare le stesse cose. Cioè di magari riprendere forse un discorso con voi, però ha riflettuto meglio perché ha passato un periodo di tranquillità con cui si è rilassato con questo potere dei fiori. Poi è simbolico, può anche essere che questo potere è relativo a una sua profonda, diciamo, riflessione su se stesso, no? Diciamo così. Quindi comunque viene fuori questo. Ed è altamente, diciamo, interessato dopo questa sorta di guarigione, riflettendo di più, a portare questo rapporto
in maniera migliore. Poi adesso andiamo poi a vedere meglio. Vediamo invece la vostra energia nei riguardi di questa persona. Qua viene secondo le regole è guarito, guaritore, guarigione. Allora, secondo le regole è una carta che ci parla di comprensione e di rispetto dell'individualità e di concretizzare imparando ad osservare. Qua voi siete una persona molto con i piedi per terra, voi seguite le regole della vostra interiorità, quindi siete una donna o un uomo che sapete comprendere, rispettare l'individualità, per carità, però volete anche concretizzazione, l'avete imparate osservando, quindi siete una persona, diciamo, che sapete ciò che volete. E questa energia verso di lui è un'energia di dire: beh, se tu comprendi il rispetto dell'individualità, la concretizzazione e imparando tu, cioè osservando, scusate, impari qualcosa proprio secondo le regole, allora noi possiamo fare coppia. Abbiamo qua l'11, che è la carta 1 più 1 e 2, la coppia, 1 è l'inizio e l'11 è la forza o la giustizia a secondo delle carte. Quindi voi siete guariti, vi state in un'energia di guarigione, nel senso che avete un'energia che vi circonda totalmente in questo momento la vostra vita, quindi siete in pace con voi stesse per quanto riguarda ciò che volete, ciò che desiderate, ciò che rappresenta questa persona per voi. Come dire, o tu vieni guarito da tutto e mi porti quella concretizzazione, quelle situazioni di rispetto che ho bisogno, oppure io sto a posto così, sto bene, assolutamente così. Quindi questo è un po' quello che è la sua energia, nei vostri confronti. Adesso andiamo a vedere con, e ovviamente ho spiegato ampiamente anche quella sua, che ha riflettuto, vorrebbe un rapporto più buono e prolungato, e adesso si sente più tranquillo. Allora andiamo a vedere con le sibille italiane il suo pensiero nei vostri riguardi. Vediamo questa persona che pensiero ha nei vostri riguardi, quindi che pensiero ha questa persona di cui state pensando nei vostri riguardi. Andiamo a vedere. Beh, qua c'è un pensiero di disastro, cioè lui sa di aver combinato delle cose non belle. Quindi sa di essersi comportato male con le sue azioni, Quindi lui, il suo pensiero è quello di mia colpa, mia massima colpa. Abbiamo qui la disgrazia, l'allegria e il mercante. Quindi lui sa di essersi comportato male nei vostri riguardi, molto male, anche con arroganza, facendo creando delle situazioni disastrose, E in questo momento lui sta riflettendo sul suo operato. Però nel contempo questa persona ha un pensiero cambiato nei vostri riguardi, perché vedete, vuole notizie, il Belvedere, aspetta notizie di un cambiamento. Quindi questa persona vuole un cambiamento con voi, vorrebbe la conversazione. Vedete, qua viene la carta della conversazione fondo mazzo. Quindi il pensiero che ha questa persona nei vostri riguardi al momento è un pensiero di gioia, di serenità, vorrebbe un cambiamento perché si sente squilibrato da questa fine, da questo allontanamento. Probabilmente qua c'è stata una fine nella vostra relazione a causa di cosa? Di sue azioni maldestre. Qua viene fuori una persona che comunque non vi ha risparmiato nulla, si è comportata in maniera molto ambigua, infantile, ha creato delle situazioni che voi con tutta ragione probabilmente avete chiuso. Però questa persona adesso il pensiero che ha nei vostri riguardi è quello di notizie, di vedervi, vi aspetta, abbiamo un 3 di coppe, ha bisogno di voi, sta male, 5 di spade, sta molto molto male. Quindi vuole questo asso di, vedete qua porta l'asso, uno cuori, asso di coppe, vuole la conversazione, vuole la serenità, vuole la gioia con voi.
Quindi questo è quello che pensa il suo pensiero. Andiamo a vedere il suo interesse per voi adesso. Quindi questo è il pensiero, quella era l'energia. Vediamo il suo pensiero adesso. Poi dopo con le mie carte, vedete qua ho preparato i miei 156 pensieri, carte verdi e gialle di Zaira. Poi andremo a vedere un po' che cosa vi vorrebbe dire se potesse appunto avere con voi questa conversazione. Intanto andiamo a vedere qual è l'interesse che ha per voi questa persona di cui noi stiamo chiedendo. Che tipo di interesse ha per voi questa persona nel vostro interesse? Che interesse ha per voi questa persona? Andiamo al taglio. E vediamo le carte. Allora, qui viene un re di denari e un fante di spade. Quindi questa persona intanto vi spia. Quindi l'interesse per voi ce l'ha, però vi spia di nascosto, perché comunque sa che ci sono state delle situazioni, appunto quelle che descrivevano prima qua le sibille. Fondo mazzo, abbiamo la carta del 10 di denari. Allora, l'interesse che ha questa persona per voi. Allora, intanto lui è consapevole di aver creato con questi conflitti. Vedete, abbiamo qua il 5 di bastoni, no? E anche qua veniva fuori il 5. Vedete la carta del 5 di picche. Qua ancora, era ancora più grave questa carta, però comunque i 5 sono tutte carte un po', diciamo così, di competizione, di conflitti, di zuffe, di spavalderia, di arroganza. Vedete voi qua probabilmente avete fatto un braccio di ferro, perché anche voi siete bella tosta, venite come un'energia abbastanza tosta anche voi, perché comunque voi vedete avete il vostro potere qui, guarito, guarigione, guarito, guaritore. Voi avete prima di lui capito il rispetto anche per voi stessi, perché questa carta seguire le regole. Voi vi siete imposta delle regole e lui lo sa, il braccio di ferro lui l'ha perso miseramente, perché questa persona adesso deve combattere con voi che vi siete un po' messa in autodifesa. Quindi io qua vi vedo una persona che in questo momento è come se avesse alzato una barricata per autoaffermare questa difesa, perché voi, anche se ancora probabilmente un pensiero, se dite, se lui rispetta le regole, io magari posso anche farci guarire insieme, però è come se non vi fidate, perché questa persona comunque si è comportata male con voi, eh? E anche quando lui in qualche modo mossa interesse per voi, magari per un nuovo contatto, un parlare, un riavvicinarsi, voi non vi fidate perché lo vedete un po' manipolatore. Lo vedete una persona che si avvicina così solo così per ottenere alcuni scopi e poi magari lasciare andare. Invece io qua vedo che questa persona è molto cambiata. Sì, questo cambiamento della morte a questa persona gli è anche il fatto di non potervi, cioè questo vi ha sempre osservato, questo o questa, sapete, poi girate, vi ha sempre osservato da lontano. Qui abbiamo il fante di spade, quindi vi ha sempre vigilato, osservato, visto come vi comportavate anche dopo questa vostra, diciamo, come dire, questo distacco. E quindi ha sempre perseverato degli scopi, degli interessi nascosti. Perché il fante di spade è qualcuno che vi spia di nascosto, che non dà a vedere il suo interesse. Quindi in realtà il suo interesse per voi è alto, perché qua abbiamo un re di denari e abbiamo il 10 di denari, abbiamo il mago. Quindi questo, anche se nasconde un po' questa sua energia un po' manipolatrice, abbiamo un re di denari che ci parla anche di un uomo comunque molto dedito alla famiglia, ai soldi, al lavoro, ai suoi piaceri, cioè abbastanza egoista, abbastanza materialista, no? E lui è gestore delle sue finanze, è una persona che è molto ambiziosa e quindi comunque ha potere,
Però a voi vi vede con abbondanza, vi vede come la possibile situazione ideale del suo futuro, vedete? Addirittura anche proprio di convivenza, perché no? Di, come dire, prima o poi io e te finiremo insieme. Ecco, tipo una cosa del genere, no? Perché lui proprio vuole raggiungere la massima sicurezza con voi, perché comunque vi ritiene una donna degna di questo, eh? Quindi diciamo che il suo interesse per voi è un interesse molto di stabilità, molto di... Questa persona è cambiata, però non ve lo dà vedere, assolutamente lo nasconde, vi osserva da lontano e ha sempre quest'aria di arroganza, di sfida nei vostri riguardi e soprattutto come il mago sceglie sempre il modo peggiore, secondo poi la vostra ottica. Sempre un po' manipolatore e quindi diciamo non gode della vostra fiducia. Quindi lui con questa carta del 7 di bastoni sente degli ostacoli che deve superare per potersi riavvicinare a voi. Intanto vi osserva da lontano. Quindi il suo interesse per voi in questo momento è un interesse molto forte, soltanto che non ve lo dà a vedere, eh? Non è molto nascosto. Andiamo a vedere. Ops, oddio, ragazze, scusate, mi sono cadute le carte. Un attimo solo. Ragazze, eccomi qua. Allora, quindi stavamo appunto prendendo queste carte, i miei 156 pensieri per chiedere appunto questa persona. Abbiamo visto qua il suo interesse. Abbiamo visto che ve lo nasconde. Questo interesse, perché voi comunque lo tenete un po' così siete alla larga da voi in qualche modo, avete una sorta di autodifesa perché non vi fidate totalmente di questa persona, anche se interiormente gli date una possibilità, però se torna, come dire, devi rispettare le regole, devi guarire totalmente e devi trovare l'energia giusta in questo momento della tua vita. E poi vediamo qua una carta già uscita. Sono pentito di averti fatto soffrire, ragazze, ragazzi. Questa persona è pentita, ma io vedo, il cambiamento, devo essere sincera, io lo vedo. Lo sto vedendo il cambiamento. Allora, finiamo di mischiare, vediamo se esce qualche altra carta che ci può dare così. Ecco qua, vediamo, queste due sono uscite fuori, vediamo un po'. Aspettami, non dimenticarmi. Vedete, questa persona comunque ancora vi ha nei suoi pensieri. Ti nascondo i miei veri sentimenti. Per, meraviglioso. Ed è questa cosa che vi dicevo prima, di questa persona che comunque in qualche modo non vi fa capire. Sei sempre nei miei pensieri, vedete? Quindi comunque questa persona, allora, l'energia è il suo pensiero, il suo interesse per voi. L'energia è, sta guarendo, sta cercando di avere con voi un rapporto migliore. È pentito, dice, aspettami, non dimenticarmi perché ancora lui non è in grado di venire nei vostri confronti perché, come... Sa che vi ha fatto soffrire e sa che voi con questo 7 di bastoni vi siete un po' in autodifesa. Ok? Quindi comunque i sentimenti ce l'ha. Vediamo se questa persona verrà verso di voi. Vorrei cambiare, ma non ci riesco. Quindi questo è anche una persona problematica. Sei la mia donna ideale e ti conquisterò. Quindi comunque questa persona, abbiamo il fondo mazzo e poi chiudiamo. Vuoi sempre avere ragione. Ecco qua. Quindi questa persona, adesso non so se siete voi o siete entrambi, insomma qui c'è, sono due personalità forti. Voi magari a giusta ragione, lui magari un po' prepotente, come lo può essere un re di denari e un mago, però di fatto questa persona dice sei la mia donna ideale e ti conquisterò. Quindi questa persona si proporrà sicuramente, però fate attenzione perché qua dice vorrei cambiare, ma non ci riesco. Quindi comunque ancora il cambiamento completo non è attivo e forse lui ne è consapevole per questo che vuole prendersi più tempo per decidere.
Comunque ragazze, questo è quanto. Io vi ringrazio di essere stati con me. Mi raccomando, un like, iscrivetevi al canale se vi è piaciuto il video e se non lo avete ancora fatto. E vi ringrazio, già vi ho ringraziato. Vi do appuntamento agli altri miei interattivi. Un abbraccio di luce dalla vostra Zaira. Ciao!